Il 22 giugno la Chiesa festeggia San Paolino Tanola, che è stato vescovo di quella città della Campania, e la processione raccoglie migliaia di fedeli con i caratteristici macchinari detti gigli, i quali appunto danno solennità e attirano persone anche dai paesi vicini. Paolino Tanola è un grande santo che nacque nel 355 nell'allora Impero Romano, in quella che è oggi la città di Bordeaux in Francia. La sua famiglia era una famiglia di ascendenze patrizie e possedeva molti beni e ricchezze, sia in Italia che in Spagna che nella Gallia, l'antica Francia. Quando egli era ragazzo, fu avviato agli studi, soprattutto gli studi letterari, e poi capì, quando era più grande, che comunque chi si dà a Cristo, l'anima votata a Cristo, non può seguire Apollo o le muse, cioè non può andare troppo retro alle cose letterarie. In ogni modo, il padre era una sorta di pezzo grosso della Gallia di allora e quindi avviò anche il figlio verso la carriera politica e lui divenne consul affectus, cioè una sorta di governatore della Campania, come adesso insomma il simpatico De Luca, chiamiamolo così. A un certo punto però, quando si trasferì in Campania, conobbe il cristianesimo anche tramite Sant'Ambrogio e Sant'Agostino, che ebbe modo di conoscere a Milano, e quindi a un certo punto lasciò la carriera politica per andare a vivere in Spagna, nei pressi di Barcellona. Qui conosce sua moglie Teresia, dalla quale, appunto, dopo essersi sposati, hanno un bambino di nome Celso. Però a un certo punto sentono ancora più forte la chiamata radicale al Vangelo, e quindi lui vende tutti i suoi averi, i suoi terreni, e dona il ricavato ai poveri. Dopodiché, ritorna in Campania, questa volta a Nola, appunto. E lì, presso un suo podere, dove c'era una cappella che custodiva le ossa di San Felice, martire, si dà alla vita monacale, insieme ad altri amici, ad altri monaci, e insieme anche alla moglie, smette di avere, un legame anche, nuziale, intimo con la moglie, e quindi iniziano questa vita ascetica, appunto, a Nola, nei pressi del sepolcro di San Felice. Qui avvengono tanti miracoli, molti pellegrinaggi, tanti si recano da lui per chiedere consiglio. Diventa una persona molto stimata nella Chiesa del suo tempo. Lui non scrive opere letterarie, anche se noi conosciamo alcune sue frasi, alcune sue massime, alcuni suoi pensieri, perché ci sono rimaste di lui 51 lettere. A un certo punto, quando il figlio muore, appunto, lui con la moglie inizia questa esperienza monastica, e poi ecco che il popolo di Nola gli chiede di diventare vescovo, e lui accetta, viene ordinato vescovo. Per oltre 30 anni reggerà quella cattedra episcopale e sarà un vescovo secondo il cuore di Dio, che eserciterà in massimo grado, nel grado della santità, i triamunera, cioè i tre incarichi che il Signore dona a tutti i pastori, ma in modo particolare ai vescovi successori degli apostoli, cioè il compito di governare, quello di santificare e quello di insegnare. Muore il 22 giugno dell'anno 431, partorisce
proprio mentre un mondo finiva. Lo stesso anno di Sant'Agostino muore, quando Genserico con i suoi barbari venivano verso Roma per fare il famoso sacco. San Paolino da Nola prega per noi.